Che cuciniamo? Vedi, ci sono i broccoli e il pesciolino. Gira, metti un po' di sale. Abbiamo un po' di sale da mettere. Tieni. E i piatti, chi li lava? Qua sotto il rubinetto. Chiama Morena, dici, sono i piatti da lavare, Morena. Ci sono i piatti da lavare. No, non vengo. Chiama Morena, dici sono i piatti. Chiama Denis. Allora, ragazze, con il sottofondo di George, eternamente, sempre, vi faccio vedere. Sto cuocendo le spigole. Queste qua me le ha date mamma, me le ha già preparate veramente e sono pronte solo da infornare. Mio marito ha fatto tardi perché è stato dal meccanico, perché la macchina di mio figlio è rotta. Non urlare, perché tra le mille cose mio marito fa anche il meccanico, quindi è dal meccanico, ma se la sta aggiustando lui perché è un amico. Che ha questa lamentosa? Che ha? Dimmi! Cosa fa il forno quando è acceso, Denis? Fa aia! Come fa, Denis? Aia! Tu lo sai, dillo alle ragazze, perché non lo sanno. Come? Aia! Come fa il forno? Ripeti? Aia! E fai sentire, come sai dire? Aia, sì, e fai sentire, come sai dire? Anna! Anna! Na, è un misto tra nonna Anna e dice un po' Anna a modo suo. Come dici tu, Anna? Sì, vabbè, cioè, l'altro giorno l'ha detto proprio bene. Anna, eccolo. Dimmi, amore, se glielo facciamo sentire, come dici Anna? Così nonna è contenta che nonna vede tutti i video. Tatà, sì, anche tatà. Cioè. Tatà. E dai un bacione alle ragazze che chiedono sempre di te. Più forte, più forte. Denis, mi spieghi che stai facendo? Denis, girati. Girati. Ah, ti vergogni, non ti fai vedere. Allora, ragazzi, guardate. Guardate, poi mi dite che ho la casa sempre in ordine, come faccio? Guardate. Il tovagliolo là, che non so che c'entra là, chi là, cioè perché è stato messo lì, costruzioni, adesso in bagno, guardate, questo perché mi sono permessa, guardate, la lavatrice che lampeggia, mi sono permessa di passarmi la piastra. Allora ragazze, io ho fatto la piastra. Anche se non dobbiamo andare da nessuna parte, e qui c'è la mia polpettina. La devo sistemare un attimo. Pannolino, devo fare un check. Dimmi, Angela, mamma, no, Angela, mamma, no. E niente, ora la faccio mangiare. Anche se lei ha già cenato, è solo che Denise fa una seconda cena. Stai buona? E niente, dicevo. Per tutte quelle che mi dicono sempre, come fai ad avere una casa ordinata? Vi ho svelato anche il lato oscuro della mia casa quando mi distraggo poco poco e Denise vaga, è vero? Vaga tra una cesta e l'altra di giochi, succede questo. No, purtroppo è brutto per chi è precisina, sempre attenta alla casa, però qualcosa deve fare sta bambina, sono tanti giorni in casa. Diciamo che ferma, diciamo che me la sto prendendo con pazienza.
Anche se un giorno arriverà il giorno che prenderò tutto e butterò tutto nel fuoco. Se Denise non si decide a mettere in ordine dopo, è vero mamma? Più tardi? Sì, mettiamo dopo tutto in ordine? No, cioè, guardate, fa proprio finta di niente. E mi stanno chiamando, ragazze, noi ci vediamo domani mattina. Ragazzi, buongiorno. Allora, per me è il giorno dopo. Parlo piano perché Denise dorme, però si inizia a muovere. Quindi parlo piano. E io sono appena tornata, sono stata a fare spesa di detersivi. Piove a dirotto, si sente forse più la pioggia che la mia voce. E quindi a Denise non me la sono portata, mi sono messa giusto le scarpe e il cappotto, sono uscita così come stavo in casa e sono andata di corsa a prendere i detersivi perché mio marito mi ha telefonato, ho detto esci adesso se devi uscire perché porta ancora peggio la pioggia, insomma il brutto tempo, per le 11 peggiora, boh, speriamo non faccia danni. Denise l'ho lasciato ovviamente con i miei e niente. Sono stata in due negozietti a fare spesa perché questi due io li trovo a qui discount e sono il Patrick sgrassatore che vi consiglio sempre di acquistare. Questo qua ragazze è il simil a mucchina, anche il profumo è uguale. Anche tutto quello che c'è scritto qua è uguale, però costa meno della metà della mucchina, quella originale. Io ci faccio tutto, disinfetto il tavolo, il piano, la penisola, disinfetto ed è una mano santa. Poi ragazzi, sempre qui discount, ho comprato questo qui che uso per la doccia, mette a fuoco, sì, è l'anticalcare bagno e doccia. E l'unica cosa, io questo lo prendo quando, questo non l'ho acquistato adesso, ve lo voglio solo far vedere, quando non trovo questo Winnis, perché questo ragazze è veramente una mano santa, perché se voi pulite la doccia con questo vi posso garantire che il box doccia resta asciutto per almeno 2 giorni ed è l'unica cosa, costa un po' di più, quindi quando voglio risparmiare o quando non lo trovo prendo questo, che è ottimo ragazze, è ottimo. Dopodiché per i pavimenti ho preso questi due prodotti di Rio, questo che è il Rio alla lavanda, non lo dice, c'è la lavanda sopra, però dice, perciò vi ho, ah sì, lavanda, infatti dicevo se c'è l'immagine della lavanda, con alcol, con agente antibatterico, solo che arrivata a casa ho visto che il profumo non è, ma io mi ricordo di averlo già preso questo e mi sa che proprio il profumo non mi piaceva, però l'importante è che fa quello che, cioè fa il suo dovere. Dopodiché ho preso questo ragazzi, che sono già 3 volte che lo ricompro, questo è Brezza Marina, infatti c'è scritto lunga profumazione ed è vero ragazze, vi lascia la casa profumata a lungo e questo qua, già se lo aprite così e lo lasciate sul tavolo, già fa profumo, è verdiro, è ottimo e non costano tanto. Dopodiché ho preso questa ricarica qui, mi continuano ad arrivare messaggi, sto così, questa ricarica qui della Svelto è 100% performance, con 99 ingredienti biodegradabili, 70% di plastica in meno, vabbè, senza infamia e senza lode, questo è il solito Svelto che si usava quando era ragazza mia madre già c'era lo Svelto e quindi l'abitudine, io raramente prendo altri prodotti per lavare i piatti, di solito Svelto e Sole, siamo lì. Dopodiché ho preso l'Ace, questo qua anche Brezza Marina e dice extra brillantezza con i glitter, bugia, perché io questo l'ho già provato e glitter non ne vedo.
Non c'è niente di glitter. Lo prendo e lo riprendo perché sia questo che quello giallo, io quello giallo ce l'ho nell'altro bagno, lo prendo semplicemente per il profumo, che non è troppo invadente, perché poi a me piace metterlo dopo aver lavato il bagno, lo metto e lo lascio stare. Allora, soprattutto nel bagno in camera, quando c'è troppa puzza di candeggina, magari andiamo a letto la sera, potrebbe dare fastidio, oppure il pomeriggio ci mettiamo un po' sul letto, potrebbe dare fastidio, invece questo no, lascia il profumo. Dopodiché, ragazze, ho preso il mio solito sgrassatore Chantecler, questo qua. Fa vedere anche i capi, adatto per i capi, piano cottura, per il bagno, per la cucina in generale, però io i capi con questo non li ho mai fatti. E dice che rimuove germi e batteri, ma tanto oramai il 99% dei prodotti promettono tutti la stessa cosa. Voglio capire se è vero, non è che ci siamo noi con il microscopio a vedere realmente quello che i prodotti fanno, perché noi dai, non ci prendiamo in giro, noi la prima cosa che vediamo e sentiamo nei prodotti è il profumo che poi ti promette di rimuovere i batteri, quello e quell'altro, ci vogliamo fidare, ma poi alla fine mica lo sappiamo e poi ci colpisce obiettivamente anche l'impatto dell'immagine e a volte ci facciamo proprio fregare perché costano un po' i prodotti tipo ad esempio quelli che vanno adesso tanto di moda su TikTok e YouTube, come si chiamano, che costano una barca di soldi, Wexstore, Dextor, com'è? Comunque, gli ultimi, se mi ricordo ve lo lascio scritto perché adesso, però credo che è Dextor, qualcosa del genere, solo lo spray per spolverare, ragazze, costa 5-6 euro, voglio dire, solo perché è profumato, sì, è profumato, perché l'ha usato anche mia cognata e ho visto direttamente la profumazione che resta cioè nell'aria. Però ragazzi, io faccio anche l'altro metodo. Quando voglio spolverare e voglio avere un profumo in più, metto l'acqua e un goccino di ammorbidente e con uno straccetto passo sui mobili e resta la stessa profumazione. Perché devo spendere 6 euro per un prodotto che cioè, mi pare eccessivo. Oramai siamo un po' presi dalle mode del momento. Quindi, e niente ragazzi, io chiudo il video. Perché adesso mi sistemo tutti questi detersivi qui. E, non ho fatto spesa, mi serviva il latte veramente, che mi serve più? Mi serviva la stevia, mi serve qualcosa, però non mi andava di bagnarmi ancora in più perché già sono stata in due negozietti per prendere questi. Dovevo il latte di Denise, non lo prendo qui, lo prendo in una frazione vicino a me. 5 minuti di strada, però tu trova parcheggio e fai quello e fai quell'altro, non è il caso adesso che piove. Stasera tutt'al più vado con mio marito. E niente ragazze, io vi saluto, vi chiedo di iscrivervi al canale, di lasciarmi tanti pollici in su e niente, non lo faccio quasi mai, ma vi volevo ringraziare perché il canale sta crescendo veramente a vista d'occhio, si sono aggiunte molte iscrizioni e ovviamente sono orgogliosa di quello che faccio perché dico se la famiglia cresce significa che qualcosina di piacevole la faccio vedere e niente ragazze non mi perdo più in chiacchiere perché se si sveglia Denise non faccio più niente, vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo al prossimo video, ciao.